quanto detto prima, perché se ci dobbiamo rifare alla legge, potranno essere nominati solo i medici o i periti che hanno partecipato a quella vicenda sanitaria in prima persona. La ringrazio, non vi sono altri interventi, c'è il parere favorevole di Commissione e Governo, dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Pilozzi. Sgambato. Altri? La votazione è chiusa. La Camera approva 14.4 Colletti, contraria Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza, onorevole Colletti. Su questo emendamento ne avevo parlato anche in Commissione Bilancio. Nominando due periti, c'è il rischio che una doppia nomina vada ad onerare ancora di più le parti di questa nomina attraverso la liquidazione dei periti stessi, perché dovranno essere pagati. Ciò vuol dire che quello che costava magari 1.500 euro prima, grazie a questa legge costerà magari 2.500-3.000 euro, perché saranno il doppio dei periti quelli che andranno a giurare. E questo influisce anche sulle casse dello Stato, perché attraverso il patrocinio a spese dello Stato, qualora il soggetto abbia un reddito familiare minore di 11.500 euro, questa spesa la sosterrà lo Stato senza. E c'è anche la clausola di invarianza finanziaria, quindi che non ha valore, va in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria. Rendiamoci conto di quello che stiamo votando e di come è scritto male. Se aggiungiamo questo, in realtà risolviamo il problema. Grazie, dichiaro aperta la votazione, contro la Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 14.8 Nicchi, contraria Commissione e Governo. Si rimette all'Aula il relatore di minoranza. Votazione aperta. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo al 14.9 Binetti, contrario alla Commissione e Governo, contrario al relatore di minoranza, votazione aperta.